Preoccupato, Salvatore, sono preoccupato. È tutto il giorno, tutta la notte, ieri, tutto il giorno, tutta la notte, stanotte che staligo sto muro a martellare. Vabbè, ma cioè, secondo me c'è E che ore qualcosa sono che non adesso? È va. tardissimo. Ma se Poi dormi non tutti i arriva, giorni. se non arriva, sti cavoli. Oh. Pierpaolo, oddio, chiamate un dottore. Come il dottore? Ma che ti è successo? Va a chiamare un dottore, corri, corri, va a chiamare un dottore, non mi sento Vabbè, bene. si vada a chiamare un dottore. Vai, Riccardo, vai. Dio mio. Come stai? Come here. This is my friend. He is really sick. Bravo Riccardo, bravo. Ha trovato un dottore, meno Sì, male. dottore, per veramente, cosa? io non sono dottore. Ma sei italiano? Io sì, sono italiano. Voi siete italiani? Italiano, il dottore italiano! Ma non ho mai siamo portato un italiani, dottore, Riccardo. Era un dottore, è un dottore, vero? Dottore? Vero? No, sono dottore, ma capisco un po' di medicina. Che c'è? Signora, dottore, si occupi. Ho visto cose che voi umani non potreste neanche immaginare. Mi sento male, mi sento morire. Sto per morire. Ah, sì? Io posso dirti una cosa, veramente? Sì, presto però. Ho sempre saputo che davanti agli occhi ti passa tutta la vita nell'istante prima di morire. E innanzitutto quell'istante non è affatto un istante. Si allunga per sempre, come un oceano di tempo. Per me fu lo starmene sdraiato in un campo dei Boy Scout a guardare le stelle cadenti. Grazie. E le foglie gialle degli aceri che fiancheggiavano le nostre strade. E le mani di mia nonna, e come la sua pelle sembrava di carta. È la prima volta che da mio cugino Tony vidi la sua nuovissima Firebird. E Jenny. E Jenny. E Caroline. Potrei essere piuttosto incazzato per quello che mi è successo, ma è difficile restare arrabbiati quando c'è tanta bellezza nel mondo. E il cuore mi si riempie come un palloncino che sta per scoppiare. E io non posso fare altro che urlare la mia gratitudine per ogni piccolo momento della mia stupida, piccola vita. Voi non avete la minima idea di cosa sto parlando, ne sono sicuro. Ma non preoccupatevi. Un giorno l'avrete. Scusa, potresti ripetere per cortesia la beffa più grande che il diavolo possa avere mai fatto? È stata quella di far credere che lui non esiste. E tutto a un tratto sparisce. Dammi la moneta. Sì. La moneta. Cioè, la moneta. Sì, sì. Ecco, questa va bene. Scegli. E cosa? Che scelgo? Scegli. Testa o croce. Ma tu. Tu sei Javier Bardem! Ma tu sei Kevin Spacey! Sì, sei Jim Carrey! Woody Harrison! Sì, senza capelli. Vabbè, sei tutti questi, no? Magari fossi questi. Sì, ho fatto parte di loro, ma... Ma tu sei Roberto Pedicini! Il doppiatore! Sei il grandissimo doppiatore! Posso toccarti, posso toccarti! Scoop! Roberto Pedicini è qui con noi! Ed è un dottore! È un dottore, signori! Scoop! Ma che noi, con voi che? Noi! Bentrovati in diretta, incredibile, scoop, fantascientifico. Mi sono anche ripreso di botto, una cosa veramente sì, infatti, stellare. Questa cosa poi ne parliamo. Questo qua lo usiamo al doppiaggio noi. Dove l'avete preso qua in America? L'abbiamo preso... Vero? Si usa, è proprio quello dei doppiatori questo. Infatti è quello dei doppiatori, se non erro. Vabbè, lo stesso. Ce l'hanno regalato. Sì, abbiamo una volta, no, sì. C'è un camion, una buca e uno scatolone di questi. Lasciamo stare, va bene. Allora, ricordiamo Pedicini, tutti quanti, questo... Roberto Pedicini è con noi. È un programma. È un grandissimo onore, Roberto, adesso tu... Un programma dove? Qua dentro? Sì, dentro sì. Stato Paio.
Ma fa schifo sto posto, puzza pure. Può sembrare, sì, però. Sì, però non si sente da casa, sì. Quindi io se potesse glissare su questo. Non è in odorama, quindi è quindi, va bene. No, noi però abbiamo telecamere, vedi, poi c'è un grandissimo, grandissimo operatore, una persona serissima. Ti sei presentato? Sì, è uno sì, rubato. All'inizio sì. Adesso non è più. Comunque il Salvatore. E poi ci sono gli SMS. SMS 349-1409-616 e la mail. Siamo Stati Uniti @chiocciolacamisu.it. Oggi manco a dirlo. Non abbiamo neanche da dire qual è il tema del sondaggio di oggi. Potete parlare con Roberto Pedicini, chiedergli tutto quello che volete chiedergli sul mondo. Io veramente mi sta a fare passeggiata in realtà qui. Però ormai sei qui, ormai siamo partiti. Questo è il bello della diretta, che non si può più tornare indietro. Non c'avevo niente da fare, sono in vacanza. Una passeggiata per l'Italia, di così. Sì. Beh, America. New York, ma uno poi adesso euro dollaro vantaggioso, voi state qua. Noi è veramente vantaggioso averci gli euro, perché se non hai gli euro da cambiare, non è vantaggioso per niente. Noi che non abbiamo né euro né dollari. Oh, comunque, Roberto, piuttosto che parlare delle tragedie della vita, del costo del denaro, che direi che possiamo glissare, parliamo un po' invece di te. Tu sei doppiatore, ma come nasce questa passione? Nasce quando voi non eravate ancora nati. No, non è vero. Abbiamo qualche anno. No, io ho cominciato a fare la radio nel lontano 77-78. E poi venni a Roma nel 1980 e cominciai a dare i primi vagiti al doppiaggio con il robot di Wonder Woman, che era una serie televisiva di tanti anni fa, che facevo un cubo metallico che mi rappresentava anche un po' fisicamente. Però dopo quello poi insomma conobbi e incontrai una direttrice di doppiaggio che oggi, pace l'anima sua, non c'è più, alla quale io devo tantissimo, si chiama Fede Arnaud. E feci il provino.